Il 1 aprile 2022 Ron Gilbert ha pubblicato un tweet nel quale annunciava che nel corso dell'anno 2022 sarebbe arrivato un nuovo capitolo della saga videoludica di Monkey Island. Tutto il mondo ha reagito come qualsiasi altra notizia così iperbolica lanciata il 1 aprile. Complimenti, un magnifico pesce d'aprile! Poi però c'è stato il leak di un trailer. E a quel punto l'hype della comunità videoludica è salito a livello Richter, nel senso che praticamente l'onda di hype è stata registrata dai sismografi di tutto il mondo. Scherzi a parte, la notizia sembra proprio confermata: nel corso del 2022 arriverà un nuovo terzo capitolo della saga di Monkey Island. Perché un nuovo terzo capitolo? Beh, per essere precisi, il team che lavorò originariamente ai primi due capitoli, ossia Il segreto di Monkey Island e La vendetta di LeChuck, che comprendeva tra gli altri appunto Ron Gilbert assieme a Tim Schafer e Dave Grossman, dopo i primi due capitoli si sciolse e hanno continuato a lavorarci altre persone. E questo ha cambiato un pochino le cose. Alcune domande sono rimaste completamente senza una risposta, in particolar modo il finale sospeso di Monkey Island 2, e poi con Fuga da Monkey Island, il quarto capitolo, addirittura cambiò anche il motore videoludico, si passò dallo Scum al GrimE, lo stesso motore di Grim Fandango, che utilizzava non più il linguaggio di programmazione e di scripting Scum, ma il linguaggio Lua. E questo cambiamento lo vediamo, tra l'altro, proprio in quella edizione del videogame, in Fuga da Monkey Island, con lo Scum Bar, il locale per pirati, che è diventato un locale per turisti, un sushi bar, ed è diventato il Lua Bar. C'è anche questa piccola cosa, che in fondo c'è un po' in tutti i capitoli di Monkey Island, perché una delle cose che si è apprezzato tantissimo in Monkey Island era la grandissima ironia che si sviluppava lungo tutta la trama. Ci sono tantissime cose che sono entrate nell'immaginario collettivo, dai duelli di insulti in cui la lingua deve ferire più della spada, a uno strumento che, potete chiedere a tantissimi sistemisti, non deve mai mancare nella cassetta degli attrezzi di un bravo sistemista assieme a un cacciavite, ossia un pollo di gomma con carrucola. Monkey Island nel 1990, quando io avevo 16 anni, fu una grande innovazione nell'ambito delle avventure grafiche, perché aveva tutta una serie di cose che sino a quel momento non si erano viste o si erano viste solo alcune e solo raramente. Innanzitutto c'era una grandissima capacità di esplorare l'intero ambiente di gioco, non c'erano limitazioni legate esclusivamente alle quest. C'erano delle quest molto chiare e delle funzionalità molto specifiche, degli indizi molto specifici. C'era la possibilità di interagire moltissimo con i personaggi e di costruire la trama di base, era quella, ma poi si poteva arzigogolarci intorno, c'erano poi delle cose veramente molto simpatiche. Era stata rimossa la famosa possibilità della cosiddetta morte istantanea, quindi il personaggio non sarebbe morto costringendo il videogiocatore a ricominciare il gioco per aver fatto una mossa sbagliata, e per lo stesso ragionamento l'aver dimenticato di raccogliere un indizio in una parte del gioco non avrebbe bloccato del tutto il gioco, perché c'era sempre la possibilità di tornare indietro e raccogliere quell'indizio. Monkey Island è stata una mia importante introduzione ai giochi di avventura grafica, anche perché nel 90, come dicevo, avevo 16 anni e non ero un grandissimo appassionato di videogiochi, ma mi appassionai facilmente a Monkey Island per l'avventura, per l'atmosfera e per le dinamiche di gioco, che erano molto interessanti ed innovative. E rilasciare una nuova versione del videogame a distanza di 30 anni indubbiamente è anche una gigantesca operazione nostalgia, questo è ovvio, e non cerchiamo di ignorarlo, perché saranno tantissimi quelli che, come me, hanno giocato a Monkey Island a 12, 13, 14, 15 anni, che riprenderanno Monkey Island proprio per l'arrivo di questo nuovo terzo capitolo. Però mi auguro che possa essere anche un modo di far scoprire l'ambiente e le avventure di Monkey Island anche ai nuovi videogiocatori, anche ai videogiocatori più giovani. Ma dovremo aspettare il rilascio del videogame per capire come andranno le cose, se sarà solo una gigantesca operazione nostalgia o se riuscirà a essere qualcosa di interessante. Voi cosa mi dite? Avete giocato a Monkey Island quando
quando era uscito o successivamente, magari avete acquistato anche voi, come lo feci anch'io nel 2002, le edizioni rimasterizzate su CD con la nuova grafica, ma con la possibilità di tornare indietro alla vecchia modalità grafica, oppure non conoscevate il gioco, lo avete solo sentito nominare, siete curiosi di questo nuovo capitolo, oppure no, pensate che questo nuovo capitolo, appunto, sarà solo una gigantesca operazione nostalgia e non vi interessa, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DVPOTR. In passato, tra l'altro, ho avuto anche modo di trovare un'edizione su CD del secondo capitolo, La vendetta di LeChuck, nel cestone di un centro commerciale. L'ho comprato a un paio di euro. Eccolo qua, Monkey Island 2 su CD, distribuito dalla CTO. E quindi è stato per me un gigantesco e interessantissimo salto nel passato, ma appunto sono curioso di sentire la vostra. Bene, io sono Grizzly, come sempre grazie, mettete pollice in alto e condividete, iscrivetevi al canale per il buon profumo di nuovo iscritto, vi ricordo il canale Telegram per le notifiche, qua in alto trovate lo scorso episodio, in basso un video che secondo YouTube potrebbe interessarvi, cliccate sulla mia faccia per iscrivervi, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!